forma di albero di Natale con praline e cacao. Il benvenuto nel villaggio degli elfi e di Babbo e Mamma Natale. Non lo so, guarda che magia, e nevica. È tutto così perfetto. Ok, lo so. Lo so, sei vestita, ma c'è un po' freddo. No. Io ci sono abituata, figurati. Ok. Allora, andiamo dentro. Eccoci qui. Questo, diciamo, è uno degli ingressi. E mi raccomando, qui vi c'è il silenzio. A meno che tu non debba parlare con me o con qualche mia collega. Adesso capirai subito perché. Andiamo. Sono 2 minutini di cammino. Andiamo. Eccoci arrivati. Questa è una delle mie stanze preferite. E adesso capirai subito perché. Qui ci sono migliaia. Diverse da tutti i paesi del mondo. Quindi ho solo poche. Non si possono leggere, però guarda che belle. La cosa che mi piace di più è che tutte siano diverse e questo crea un disordine molto magico. Non le possiamo leggere, ma ti posso dire da dove vengono. Allora, vediamo. Guardiamo questa rosa. Questa rosa viene dall'Australia, da un paesino vicino a Sydney. Bimba di 5 anni. Questo Alaska, che meraviglia. Vediamo qui La Paz. Oddio, ma che meraviglia. Qui, foresta amazzonica. Hoi An, in Vietnam. Che meraviglia. Sandakan, Malesia. Questa rosa dove viene? Napoli. Oh, grossa, che carina.
cittadina un po' piccola del sud del Kenya. Oh, ci sono tanti bambini dolci lì, come in tutto il mondo. Bene, queste appunto sono solo poche poche letterine, però questa stanza è tanto speciale perché quando sono un po' stanca, sai, c'è tanto lavoro dietro al Natale, vengo qui e leggo tutte le letterine di questi bambini speranzosi da tutto il mondo e mi sale il buon umore. E per questo è una delle mie stanze preferite. Adesso andiamo in un'altra stanza invece in cui si fa un bel po' di fatica, ma ne vale davvero la pena. E qui farei anche un workshop. Si dice così. Imparerai a incartare bene un regalo, così quando farai i regali, beh, ormai l'anno prossimo, sarai il bambino, la bambina che farà regali più belli, pacchetti più belli che ti siano mai visti. Sì, ti faranno tutti i complimenti. Ok, andiamo. Andiamo. Dov'è? Immaginavi così? Sì, questo è un laboratorio di tantissimi. Siamo in migliaia di elfi in realtà. Però. Oh, sì. Li inventiamo tutti noi. Esatto. E un pochino, ovviamente, in realtà sono anche inventati dalla fantasia di bimbi in tutto il mondo che a volte si inventano dei giocattoli noi. Li produciamo. Sì. Ti voglio far vedere. Questo è un esempio di giocattolo che quest'anno è andato tanto. Noi cerchiamo sempre di fare giocattoli più sostenibili possibili e utilizziamo legna riciclata. Inoltre giocattoli in legno, diciamo che intanto secondo me sono più belli. Poi troveranno nel tempo e i bambini diventeranno grandi e li regaleranno ad altri bambini, in modo che questi giocattoli durino anni e anni e anni, anni e non venga sprecato nulla. Questo ad esempio è troppo carino. È un piccolo computer in legno. Qui c'è la lavagna. Ti piace? Teniamo tanto. Vogliamo che i nostri regali siano originali, utili e sì, che creino tanta gioia nei bimbi. Perché è tutto che conta, no? Che siano felici. Sì, così possono anche imitare i grandi che lavorano e loro stanno col loro computerino. Andiamo, andiamo, andiamo. Eccoci arrivati in cucina. Sento odore. Caramello.
presento l'elfo capo chef pasticceria. Bonjour. Sì, è francese, ma ovviamente sa parlare delle lingue come tutti noi. Come stai? Ciao. Stai facendo il tour? Ma che bello. Raccontagli un po' la tua storia. Ma che ti racconti la tua storia? Piacere. Se proprio insisti. Beh, io appunto sono la chef della pâtisserie di Babbo Natale. Il mio tris nonno e tris nonna venivano da Nizza, una cittadina in Francia. Beh, loro erano famosissimi. Bellissima. Di generazione in generazione siamo elfi. Beh, pasticceri. Sì. Qui. Direi che se lo merita. Si merita un bel biscotto. Sì. Biscotti a forma di albero di Natale con praline e cacao. Oh, non sono dei semplici biscotti. Lo so, sono veramente buoni. Non sto bruciando la torta. Beh, buon tour. Grazie, Battista. È un piacere. Ciao. Buon lavoro. Buon lavoro. Come sono contenta che tu l'abbia incontrata. È vero che è dolcissima. La granella di zucchero e tutte queste spezie perfettamente bilanciate all'interno di una pasta frolla morbida che si scioglie in bocca. Puoi provare a rifarle a casa, ma non lo so. Ma te sei la migliore qui, E poi, come ti ho detto, nel sangue praticamente. Sì, dopo ne puoi prendere quanti vuoi. Adesso volevo mostrarti l'ultima stanza. In realtà non è proprio una stanza, è esterna. E dopo direi che ti lascio a riposare. Se vuoi andare a trovare le renne, se vuoi fare il tuo giro in moto slit, o se vuoi semplicemente addormentarti un pochino, perché devi riposare. Oh, lo sai perché? Non lo sai? Beh, dopo te lo spiego. Ma adesso andiamo. Anzi, sai cosa? Prima di andare fuori nella serra c'è una stanza che voglio farti vedere. Non dire a nessuno che ci andiamo. Non potrei. Voglio premiarti. Ok, quindi non dirlo a nessuno. Sarà il nostro segreto.
immaginavi così? No. Beh, sì, adesso abbiamo anche la lista online, si dice così. Però io personalmente sono una grandissima fan del cartaceo. Qui ci sono tutti i libri. Di classe sono sulla lista dei buoni o sulla lista dei cattivi. Ma una cosa possiamo farla. Non c'è nulla di male. Dimmi il nome dei tuoi genitori. Andiamo a vedere se da piccoli sono stati buoni o cattivi. Oh, non si potrebbe, non si potrebbe. Però vabbè. Pordenone. Ok. Questo è il libricino magico. Perché è così piccolo? Ma perché secondo te come fanno a starci tutti i libri? Ogni anno che passa si riducono un pochino, magicamente. Quindi questi che vedi sono recenti. Invece pian piano che il tempo passa si rimpiccioliscono. Non puoi vedere. A parte che non capiresti. Allora dimmi nome e cognome e data di nascita del... Sì, che interessante. Ebbene sì, sappi che è un tuo genitore. Nel 75 è stato cattivo. Sono quell'anno in realtà. Sì, ha fatto un dispetto al fratello e per questo si è rotto il polso. Ai ai ai, è proprio a ridosso del Natale. Deve essere stato un duro colpo. Io sono la lista dei cattivi, non te lo saresti mai aspettato, ma non lo puoi rinfacciare. E ora un altro nome.
nulla di cui sparlare. Fedina penale intatta, pulitissima. Wow. Qui non c'è nulla di cui sparlare. Beh, basta. Ti ho detto abbastanza, però. Spero ti sia piaciuto. Allora, era. Adesso sì. Possiamo andare alla nostra ultima tappa. La serra. Sì, è vero, tocca. Ho pensato di regalartela. Perché questa, se ne prenderai cura, potrà crescere, diventare grande. Vivono tutto l'anno in questo periodo. Magia di questa pianta che prima è verde e poi ti trasforma in rossa. Ma dimmi, ma come fa la gente a non credere alla magia? È così palese a tutti, la vediamo tutti i giorni. Se solo anche gli adulti ci credessero un po' di più. Basta osservare la natura intorno a noi. Domani sera.